Ciao ragazzi, finalmente è arrivato il nuovo alimentatore da 24 volt e la piastra MOSFET, così che possiamo fare l'upgrade di potenza del bed della nostra X5S. Il montaggio è molto semplice, però prima dobbiamo fare una leggera correzione, sul voltaggio del nuovo alimentatore. Questo per evitare di sovraccaricarlo e quindi rischiare che si bruci. L'aumento prestazionale è notevole, per cui vi consiglio di farlo assolutamente. In descrizione trovate i link per l'alimentatore e la piastra MOSFET. C'è anche un coupon generico su tutti gli utensili elettrici, per cui ci ricadono anche alimentatore, MOSFET, stampanti, tester e altra roba. E basta. Vediamo come fare il montaggio. Ciao, al prossimo video. Ora vediamo come settare la tensione di alimentazione. Innanzitutto, la resistenza di carico del bed è uguale a 1,4 ohm. La potenza si calcola con V quadro fratto R. Ora, se noi alimentiamo a 24 volt, superiamo i 400 watt di potenza sul bed e l'alimentatore è da 360, quindi dobbiamo regolare la tensione tramite questo trimmer qua. Che tensione mettere? Facciamo un calcolo veloce. Allora, se mettiamo tipo 22,4 volt. Allora, con 22 volt abbiamo 345 watt di consumo. Vi suggerisco di non andare oltre, lasciate un piccolo margine all'alimentatore. Io ho deciso che userò i 21 volt, che praticamente mi danno 315 watt. Diciamo che inizio così e gli lascio 45 watt di scarico. Per la regolazione, vabbè, è semplice, fate sempre attenzione a leggere la targhetta, prendete un tester, lo puntate
così. Qui abbiamo la piastra MOSFET con un MOSFET veramente gigante. È molto semplice e anche ben indicato. Qua vedete, attaccate l'alimentatore, questo qua, più e meno. E qui attaccate il bed. Questo, che è il filo di controllo, lo collegate al vecchio connettore del bed. Bene, abbiamo fatto i collegamenti. Come vedete, la scheda è alimentata. Più e meno, fili del bed, vedete, direttamente nel connettore del bed della scheda. Bene, ora vediamo quanto ci mette a scaldare il bed fino a 50 gradi con una stampa.